Ciao a tutti amici, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon, This Gym of Mine, ovvero questa mia palestra. Nel video di oggi cercherò di darmi da fare come capo palestra. La scorsa volta non è che è andata proprio bene, ho perso e basta. Ho solo perso, sì, ho preso Litten risolvendo tutti quanti i quiz della caverna, ma Litten è tipo fuoco, io ho scelto la palestra tipo veleno e non sta andando proprio benissimo, non sono neanche salito di un livello. Sì, basterebbe sconfiggere un altro selvatico ed è fatta, ma no. Ad ogni modo, questa è la palestra. Oh, sono contento che tu ce l'abbia fatta ad arrivare fin qui. Spero che le persone non ti abbiano trattato in malo modo, ma no, tranquillo, le persone di questo posto sono tutte quante brave. Domani è il giorno in cui si inizia a far caciara. Bene, lascia che ti mostri dove vivrai per il tempo che ti tratterrai qui. Ho fatto un giro strano. Questa è casa tua. Mettiti a tuo agio e poi vieni alla Town Hall. Vediamo un po' cosa c'è dentro casa allora. Spero che ci sia una bella donna. Ehi, stop! Bene, questa qua è la mia roba. Guarda un po', c'è un ATM qui. Deve essere per la tua palestra. Poison Jabo. Posso anche scegliere quando dormire. Wow. Poison Jab a Scorupi, non mi pare. Ah sì, bene. Poi, posto. Ah, e sono... non sono monouso, ma più utilizzi. Ma questo gioco è fantastico. Dunque, la Town Hall è qua sotto. E ci sono i motociclisti. Che succede? Levatevi. Bene, ora che tutti quanti sono intimoriti, è tempo di stendere un po' di nuove regole. La città non si chiamerà più Umbal, ma si chiamerà Discarica. Va bene. Tutto ciò che è qui appartiene ai Rogue Rider. Potete tenervi la vostra roba New Age, ma i vostri HP Ups, Revives e Rare Candies sono nostre. E venendo a te, non mi piace quando qualcuno mi guarda come un idiota e non dice nulla. Hai qualcosa da dire, ragazzino? Beh, fatti sotto allora. Rogue Rider Razor, che bel nome. Muciena, livello 4. Vai, Scorpio! Facciamogliela vedere. Poison Jab! Bella. Fell Stinger. E che roba è Fell Stinger? Ah, non la conoscevo in inglese questa. Ma non mi ricordo neanche come si chiama in italiano. Manderà Scraggy. Scraggy è tipo buio, quindi gli faccio appunto Fell Stinger e se la prende in saccoccia. A posto. Ah, perché anche lotta. Beh, certo. Poi. Comunque non ci fa nulla. Allora, non ho visto se è un altro Pokémon, ma... dannazione. In poche parole, con Fell Stinger, se mandi KO l'avversario ti aumenta l'attacco. Vabbè, niente. È andata così. Vabbè. Devi prendermi in giro? No. Ma come? Me ne vado. Fuori dai piedi, più che altro. Out of my way. Salve, io sto cercando il sindaco. Ah, ok, quindi il tizio con cui ho parlato prima mi dà i piani, le blueprint per fare gli edifici. Però costano. Vabbè. Link, felice di vederti qui, dunque è meglio che ci diamo subito da fare. Prima di tutto un capo palestra non può usare Pokémon che non sono il tipo della palestra che ha scelto. Ad ogni modo, there is a caveat, che roba è. Puoi usare un massimo di due Pokémon che non hanno lo stesso tipo della palestra a cui sei legato. Quindi posso usare Litten effettivamente. Ma devono conoscere... l'attacco della tua palestra, l'attacco speciale della tua palestra, che in questo caso è Poison Jab. Inoltre, se perdi troppe lotte di fila, puoi dire addio al tuo status di capo palestra. Aiutando le persone puoi aumentare la tua reputazione. Chiedi in giro e troverai sicuramente qualcosa da fare. Per finire puoi reclutare persone per la tua palestra. Ah! Inoltre devi anche prendere qualcuno che ti assista nella guida delle palestre. Andiamo a vedere quindi la posta, se c'è qualcuno che vuole diventare... Ok, tra applicanti, vediamo un po'. Vabbè, questo qua mi aiuterà ad aumentare la mia popolarità. Sei Link, felice di vederti. Vabbè, sì, domani, perfetto, grazie, grazie. Eccoci qua finalmente, buongiorno Link. Ora che tutto quanto è pronto, lascia che ti introduca gli allenatori che ti aiuteranno qui nella palestra. Io sono Jimmy, lei è mia sorella Sandy. Faremo del nostro meglio e tu dovrai fare lo stesso, beh certo. Inoltre non è obbligatorio che io apra la palestra tutti i giorni. Quando la palestra è aperta e quando è chiusa dipende da te. Eh sì, anche nel mondo Pokémon effettivamente è un po' così. Ma non stare via per troppo tempo è pur sempre il tuo lavoro. Grazie, però la paga. Quando entri nella palestra e il tuo team è pronto, allora inizierai la giornata. Se n'è andato finalmente possiamo smettere di sorridere. È meglio che ti dai da fare, non vogliamo un capo palestra pigrone.
Guarda, niente di personale, ma l'ultimo capo palestra ha lasciato questo posto in rovina. Ed è stata una vera delusione. All'inizio era molto gentile, ma poi il capo palestra se n'è sfregato un giorno ed eccoci qui. Inizia con un team compatibile. Inizia il giorno, devo avere 3 Pokémon. Ok, vado a catturarne un altro. Interessante Weedle. Catturando Weedle non è che non voglio prendere sul serio il ruolo di capo palestra, però voglio cominciare a giocare prima possibile. Poi se voglio allenarli ci sarà comunque tempo e potrò catturare altri Pokémon in seguito. Quindi ora voglio solo sperimentare, vedere come va avanti la faccenda. Oggi quindi a grande giorno cominciamo. Ok, ti faccio vedere cosa ho. Cos'hai? Starly? Bene. Allora, Poison Jab. Andata. Poi cos'altro hai? Flabébé. Ma è la stessa che ho incontrato nel percorso questa? Mi pare di sì, eh. Va bene. Te la farò vedere la prossima volta. Oh, reputazione altre 10, quindi sto a livello 20. Sì, perché non ho affrontato altri allenatori. Inoltre ho letto dal sito che non affrontare alcuni allenatori, poi quando avrai un livello più alto anche loro scaleranno di livello, quindi è perfetto. Un altro allenatore, Camper Jacob, Cincho. Bello. Aia, tipo buio immagino, quindi... Avvelenato, che bello. Immagino che io possa andare tranquillamente con Fel Stinger. Ah, giusto l'acqua. Ora lo sconfiggo con Fel Stinger e aumento l'attacco. E poi mi curo con una pozione. Bene. Yeah. Fletchling. No, non ho paura di Fletchling. Tipo, no, ok, classico Fletchling. Ah, l'ho aumentato l'attacco ma ora me lo riduce. Non serve a niente. Golett. Ah, ok, il golemino. Lui è spettro, vero? Niente da fare però. Vai. Ma ci picchia. Oh, che bello quando si avvelenano. Non è troppo bello, dai. Il tipo veleno è buono, eh. Bene, vinta anche questa. Livello 9, wow. Poison Fang, ma certo. Leva Hornclaw. No, leva Poison Sting. Che ci faccio con Poison Sting? Basta, la vela in puntura. Certo che tu non scherzi, no. Non sul lavoro. Wow. Youngster Jeff, my name is Jeff. Praticamente sto facendo solo con Scorpio. Noratada, no. Ancora, ma quanti ce ne sono? Ancora. Ancora Youngster Joy? Ma... Ho letto che può succedere che ci sia un glitch che tornino gli stessi allenatori durante i primi turni alla palestra. Succede solo all'inizio, poi non dovrebbe più succedere. Vedremo. Oh, ed era tutto per oggi, tempo di chiudere. Ah, vai nella break room, certo. Vediamo un po' se incontriamo qualcuno. Nessuno. Parte la guida. Com'è andata oggi? Ho sentito voci su un fantasma che se ne va in giro per il distretto commerciale. Nessuno l'ha visto da quando hanno iniziato a erigere costruzioni, comunque. Ah, interessante. Boh, andiamocene a questo punto, torniamo a casa. Non posso uscire? Ah, ok. Quindi niente, devo per forza riposarmi. Avanza di giorno, certo. Pronto per un altro giorno in palestra, poi ovviamente esplorerò anche le aree circostanti, andrò avanti un pochino con la storia perché non basta fare capo palestra. E magari proverò anche a costruire qualche edificio per vedere. Sì, però Sonic Boom, no tesoro, cioè, senti, non va molto bene Sonic Boom così a primo giro. Che fa? Devo iniziare subito a grindare? Dai. Dammi un attimo di tregua. Gli ho lanciato una Pokéball. Ma sono scemo. Guarda, se la fa Weedle da solo. Vai. Voglio far salire di livello Weedle così si evolve subito in Kakuna. Yeah! Sì! No! Sì, ok. Sembra che ci fosse ancora uno sputo. Al livello 10 con Scorpio e... Ah, yeah!
Manda Zubat, il Zubatto. Icicle Crash. Super suono che mi confonde, ma Litten ce la fa. Yeah. Andata. E ora c'è la bellezza Missy. Piccolo Snom, oh mio Dio, che carino. Mi dispiace, piccolo Snom, ma devi soccombere. Mi dispiace davvero tanto. Flabebe, oddio, potevo mandare veramente Litten, perché sai, con braciere. Ce la faceva, se la cavava. Anche se questo qui già l'ho affrontato, gli mando Litten, così con leccata Golett se la prende in saccoccia, no? Oh, buonissimo il danno. Ah, e Fango Sberla. Ok. Paralizzato. Ok, anche lì uso l'attacco. No, accidenti. Ah, grande. Se mi beccava era finita per Litten. Buono. Allora, parlando con la guida mi dice che se io aiuto i miei allenatori, quelli che stanno nella mia palestra, ad allenarsi, mi aumentano la reputazione. E quindi anche il loro rispetto nei miei confronti aumenta. Non male. Magari nel prossimo episodio esploro un po' la zona, vado là nella foresta a vedere com'è, e poi vedrò se magari fare per conto mio la palestra per aumentare la reputazione, registrando comunque se dovesse succedere qualcosa di strano, e poi fare un po' di costruzione e vedere come avanza il gioco. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio, in descrizione trovate tutti i link utili e anche il download del gioco, e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!